Because you know I'm all about the bass, by the bass, no trouble. Attenzione, attenzione, stiamo tornando. Uscita a destra, non sappiamo dove uscire. Grazie. Ciao. Grazie. E dopo queste esplosive gemelle, Leonardo, dobbiamo fare l'intervista a te, ma come facciamo? Ma guarda, io ora c'ho dei parenti alla televisione, per cui non possiamo dirci tutta la verità, però dobbiamo essere sobri, cerchiamo la sobrietà che c'è, sempre ci ha contraddistinto. Smetti di scherzare, ma vedi dove siamo? Io sono a fine pena, eh. Lavora fuori, col percorso obbligato. Con i detenuti io faccio un percorso. Ma con questa gente non ne vale la pena. Ma l'idea per questo film, per questa storia, da dove ti è venuta? Dal carcere, o se ho capito bene? È venuta perché sono andato al carcere di Prato a presentare un film, dopodiché è seguito dibattito, seguito buffet. Al buffet non sapevo se parlavo con qualcuno che nel carcere ci sarebbe rimasto e anche per qualche mese, se non per qualche anno, o qualcuno che magari usciva, no? Dicevo, e se, non è che glielo potevo chiedere, ma te sei venuta a vedere il mio film o sei qui perché sei un birichino? Ma che è mezzanotte? Mezzanotte? No, 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 ragazzi, io devo andare, c'ho il turno, c'ho il turno, devo andare. Ma scusa, mi lasci qui sola? Lascio qua, amore mio, e c'ho il turno, devo andare, c'ho il turno. Ho applicato questa sensazione all'errore che fa Morgana Laura Chiatti, che crede che io lì ci lavori e non ci sia invece perché ho tentato una rapina, e il professor Cenerentolo perché, avendo un permesso, andando fuori a lavorare nella biblioteca della fantastica isola di Ventotene, e a mezzanotte anche ho dei permessi un pochino più larghi che mi rilascia il direttore del carcere, però a mezzanotte la zucca mi diventa una cartella di Equitalia. Sono il re dei regali sbagliati, dei discorsi indecisi e dei piccoli salti. Sono il re dei viaggi sospesi e dei passi perduti tra i cieli e gli asfalti. Cenerentolo, tu lo sei stato mai, o forse sempre, nel tuo cinema? Ma io non lo so che cosa ho perso e che cosa sto cercando, però diciamo che questo è un personaggio differente dagli altri, che erano sicuri che vedi, e vissero felici e contenti, ci fosse alla fine della frase un punto esclamativo. Invece adesso, anche forse grazie o per la mia età, insomma, a 50 anni capisci che questi punti esclamativi nelle storie d'amore non è che ce ne sono così tanti. Sono il re di quei cinema vuoti dove crescono i rami e non trovo mai posto. Proviamo a fare una hit parade delle tue partner nei film, e cominciamo dall'ultima, dalla Chiatti. Allora, come la definiamo, così in tre aggettivi? È una matta buona, eh? Lei nella vita o come personaggio? Perché nel personaggio c'è il 25%, nel personaggio c'è il 25% di invalidità mentale, nella vita c'è il 51%, però questo la rende simpatica, strepitosa, una compagna di viaggio eccezionale. Non fosse sposata con un attore e un marito meraviglioso, l'avrei corteggiata, ma laddove lei c'ha il 51 nella vita, io c'ho sempre il 64, per cui la batto. Ma lo sapete che state per entrare nelle acque del parco? Si torna indietro sicuramente, grazie giovani, vai, metti in moto, putea! Ma che m'offendi? L'ho sempre adorato perché riconoscevo in lui un qualcosa di molto vicino a me, essendo toscano, è uno molto randagio, e quindi mi immaginavo che fosse così anche nella realtà, infatti non mi sbagliavo. Ma molto easy, perché lui non ti mette in imbarazzo. Abbiamo parlato del film, ho detto: se ti fa piacere, a me farebbe molto piacere averti. Quando partorisci, perché ero incinta, vabbè, ce la facciamo, con i tempi a posto. Allora ci conto, io faccio già la locandina. Ma scusa, almeno lasciami il numero di telefono, no? Non ce l'ho il cellulare, sono all'antica, c'avevo un vecchio 337, ma l'ho perso. Ti cerco io, tanto l'isola è piccina, o sei al nord o sei a sud. O di hi o di ha. I film del passato, ce n'è qualcuno tuo preferito? Ma il Ciclone e i Laureati li ricordo proprio, sono insomma quelli che ricordo di più. Poi a me piaceva molto tutte le lingue, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Fuochi d'artificio, Il paradiso all'improvviso. Lei sa ballare il tango? No, oh, io vo meglio che veloce. Seymour! Come ti chiami? Seymour. Da dove esci? Da Libre della Ciucola. Hai lavorato con tante donne bellissime, modelle, però la Barbera io ancora me la ricordo. Tu? La Barbera me la ricordo nel Paradiso all'improvviso come una comica di quelle proprio precise, ruspante e grande, di grande efficacia. Lorena, ce la mettiamo? Lorena Fortezza, sai, io a un certo punto ho pensato che sul tavolo del Ciclone ci poteva ballare
chiunque avrebbe funzionato. Non è vero. Ho rivisto il film dopo una decina d'anni e ho capito che c'aveva un magnetismo meraviglioso che in quel momento ha portato tantissimo alla pellicola. Io l'avevo mai scritto una lettera a vita mia, ma te la do col cuore. Ceccherini, ce lo mettiamo, cambio. Ceccherini, mi piacerebbe lasciarlo in un carcere a Ventotene, chiuso per almeno 5-6 anni, e che lo butterebbero fuori anche, secondo me, da una struttura penitenziaria. Vi aspetta chiaramente al cinema, riscaldato, il film è a colori, c'è la musica, per cui ce l'abbiamo messa tutta, adesso ce la dovete mettere voi. E poi ci sono io chiaramente in costume da bagno, perché è un film girato d'estate a Ventotene, per cui la mia porca figura ce la faccio.